Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come installare un vecchio sistema operativo a riga di comando, il DOS, all'interno di una macchina virtuale. Abbiamo scaricato VirtualBox da questo sito qua e vedete, potete scegliere qual è la vostra piattaforma, se è Windows, OS oppure se è Linux. Poi abbiamo scaricato il FreeDOS da questo sito qua, vi mettiamo tutti i link nella descrizione, e abbiamo scaricato l'immagine del floppy, significa un file che simula, diciamo, virtualmente il floppy vero e proprio di plastica. E poi abbiamo scaricato da questo sito qua l'immagine del floppy da 3.5 del gioco Prince of Persia per giocare con i giochini. Quindi avvieremo in VirtualBox diciamo una macchina virtuale con DOS e poi giocheremo con Prince of Persia. È abbastanza semplice, basta fare nuova macchina virtuale, digitare DOS, immediatamente il programma capisce che stiamo creando una macchina virtuale in versione DOS e non in altri tipi di versione, si fa successivo. E si sceglie la memoria RAM. Ovviamente, che cos'è una macchina virtuale? La macchina virtuale è un'entità che ha come risorse quelle del computer vero e proprio. Quindi, se io ad esempio nel computer ho 4 giga di RAM, non posso avere una macchina virtuale con 8 giga di RAM, non ha senso. Se io, per esempio, nel mio computer ho un processore i3, Intel i3, e non mi vanno i giochi, non è che posso fare una macchina virtuale con un processore Intel i7 e fare andare i giochi. Quindi le risorse, diciamo, virtuali della macchina virtuale sono collegate alle risorse vere e proprie. In questo caso ci dice di scegliere la RAM. Come vedete, la RAM è molto bassa perché stiamo installando un sistema operativo molto vecchio, ma noi mettiamoci addirittura 64 mega di RAM e facciamo successivo. Stiamo scegliendo quali sono le risorse, poi bisogna scegliere che tipo di disco fisso mettere. Lasciamo decidere a lui. Facciamo subito crea. Va benissimo questo tipo di disco, il VD, facciamo successivo e diciamogli dimensione specificata perché va ancora più veloce e tanto il disco fisso virtuale sarà, diciamo, piccolissimo. Vedete che lui assegna 500 MB, quindi stiamo creando un computer virtuale che ha un processore virtuale, una RAM di 64 MB e un disco fisso di 500 MB. E facciamo crea. Ed ecco che la nostra macchina virtuale è creata, come vedete, viene etichettata DOS ed è spenta. Clicchiamo impostazioni perché noi dobbiamo verificare, come dire, l'architettura virtuale come se aprissimo il case del nostro computer. Generale, dice DOS, sistema, vedete, dice che ha messo il floppy come prima unità in partenza, cioè all'avvio, al boot ci sarà il floppy, poi ci sarà quello ottico e poi il disco. Io posso giostrarmi queste cose muovendole così. A me va bene il floppy perché va bene? Perché ho scaricato in realtà un'immagine floppy di Prince of Persia e del disco dell'installazione di DOS. Il processore ci dice che degli 8 disponibili, perché questo computer in cui io sto lavorando, il computer vero e proprio, è un processore quad-core con due thread, diciamo, per processore, quindi ne conta 8. Noi diciamo di metterne, va, due processori, esageriamo, facciamo un computer DOS con 4 MB, con 64 MB di RAM, due processori e poi mettiamo lo schermo. Lui dice che va bene 5 mega RAM, noi vogliamo esagerare, mettiamo una scheda grafica, no? Virtuale che non esiste, da 128 megabyte. Quindi è molto semplice, è come se stessimo assemblando un computer, ma invece che farlo con parti vere e proprie, lo stiamo facendo praticamente in maniera virtuale. L'archiviazione dice che il controller del floppy è vuoto, cioè non ci ho messo nessun vuoto, nessuna, chiedo scusa, nessun disco. E anche il disco ovviamente è fisso e vuoto. Allora, mettiamoci un dischetto. Mettiamo un dischetto vero e proprio? Evidentemente no, noi metteremo un disco virtuale, c'è cioè un'immagine, e fa scegli il disco floppy. Andiamo nella scrivania e il nostro primo disco floppy è l'immagine del DOS, FreeDOS. Facciamo apri. Di modo che quando partirà la nostra macchina virtuale avvierà DOS. Queste sono, vedete, tutte le altre periferiche virtuali, vedete che simulano una specie di Sound Blaster 16 utilizzando la periferica vera e propria del nostro computer che è Pulse Audio. E poi ci sono tutte queste altre caratteristiche che non ci interessano. La nostra cosa principale è sapere quanti processori ci sono, due, quanta memoria RAM c'è, ma potevamo anche lasciare tutto già deciso. L'unica cosa che dobbiamo è infilare. Dobbiamo fare infilare l'immagine del disco floppy virtuale all'interno del floppy virtuale. Abbiamo fatto tutto praticamente. Facciamo ok. E adesso facciamo avvia. Che cosa significa? Che in questa schermata noi potremmo avere tante macchine virtuali, una con Windows, una con Linux, una con iOS, quello che ci pare. Avvia. Vedete, questa è la familiare schermata.
di quando si accendeva una volta il computer, era, no, con le scritte grigie su nero. Poi ci dice qual è la lingua preferita, facciamo inglese, e poi ci dice che facciamo così, invece di installarlo possiamo direttamente andare da DOS sul dischetto senza installarlo nell'hard disk, quindi in pratica non ci serviva quasi l'hard disk, perché all'inizio nei vecchi vecchi computer non c'era neanche l'hard disk, c'erano due floppy disk. Vedete che siamo all'interno del dischetto. Se noi facciamo dir, siccome all'interno dei dispositivi noi abbiamo, vedete, infilato il dischetto virtuale FreeDOS, se noi facciamo dir, vedete che ci sono i file del DOS, ma noi il DOS in un battibaleno l'abbiamo già caricato. Quindi che cosa facciamo? Facciamo floppy disk, rimuovi disco, come se lo rimuovessimo premendo il pulsante nel mondo vero. E facciamo scegli un'altra immagine e ci mettiamo ovviamente Prince of Persia. Anche questa è un tipo di immagine. Facciamo apri. Adesso, se noi facciamo dir, possiamo notare che ci dà diciamo, la lista dei file del disco Prince of Persia e non più del DOS, perché è come se abbiamo cambiato il dischetto. Se noi facciamo dir asterisco punto exe, ci dà tutti gli eseguibili e vediamo che c'è il primo eseguibile Prince. Potremmo installarlo nell'hard disk virtuale, ma noi possiamo fare direttamente così, prince.exe, e incredibile, in un battibaleno abbiamo creato una specie di computer 486 DOS. Il giochino parte subito perché abbiamo tolto il dischetto del DOS, messo quello del giochino, ovviamente virtualmente, senza infilare il computer in cui sto praticamente facendo questa cosa. Non ha un'unità floppy, è tutto virtuale. Facciamo spazio. Vedete che se noi clicchiamo, praticamente entriamo nella macchina virtuale e il giochino è già pronto. Eccolo qua. È veramente semplicissimo, possiamo giocare con le frecce ovviamente del nostro computer. Giochiamo e abbiamo già praticamente fatto, possiamo fare il giochino. Poi a seconda delle caratteristiche del vostro computer si sentirà l'audio o non si sentirà l'audio, ma praticamente il giochino è già caricato. Quindi abbiamo semplicemente creato una macchina virtuale velocissimamente. E che cosa abbiamo fatto? Per uscire, diciamo, dalla schermata bisogna fare il control sulla tastiera destro, e vedete che ritorna il mouse. Quando clicco all'interno della macchina virtuale scompare il puntatore del mouse, perché io sono come all'interno del computer virtuale. Se io premo nella tastiera del computer vero il control destro, mi rimpadronisco del controllo, io chiudo, ecco fatto, praticamente ho creato una macchina virtuale con VirtualBox, semplicemente scegliendo quale fosse la memoria RAM, la memoria della scheda grafica, il numero dei processori, la posizione del floppy in maniera molto semplice. Poi ho infilato nel floppy un floppy di plastica vero e proprio, no, l'immagine del FreeDOS, poi l'ho tolta e ho infilato quello di Prince of Persia, ho lanciato il comando prince.exe ed il giochetto è praticamente immediatamente partito. Questa è una cosa, diciamo, effettivamente molto, molto divertente, perché in internet si trovano tutte queste immagini, questi eseguibili, e in un attimo si può avviare una semplicissima macchina virtuale con DOS e giocare a tutti i giochini, diciamo, che funzionano con questo tipo di metodologia. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero che vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.